Salve ragazzi e bentornati su Dungeons & Cutsage. Allora, prima di tutto, questo video si adatta perfettamente alla mia intenzione di fare un video apposito sulle battaglie campali, appunto, perché si parla di bombe ed esplosivi, cose molto utili durante le battaglie campali. Ho già fatto il video sulle armi d'assedio. Adesso vi compare la scrittina che vi ed esce il coso. E mi sono detto, oltre che per le battaglie campali, le bombe sono una cosa che si possono utilizzare benissimo in qualsiasi ambientazione in D&D, anche la più fantasy. Dimostrazione, Fosso di Helm, Signore degli Anelli, le due torri, una grata, una bomba, non vi dice niente. Se l'ha fatto Tolkien, possiamo farlo anche noi. Quindi, ragazzi, bomba, ma non solo. Molotov, la bomba più famosa, più rudimentale, più facilmente replicabile da chiunque. La bomba Molotov. Quindi, come funziona? Tu pigli, per chi non sapesse di cosa si parla, non avete giocato in videogiochi, non so quanto, ma prendete una bottiglia, non fatelo a casa ovviamente, la bottiglia si riempie di alcol o di un materiale infiammabile, tipo la benzina, dubito la benzina c'è in D&D, ma un superalcolico molto infiammabile, dell'alcol, altre cose ancora, si mette un panno imbevuto, si dà fuoco e a un certo punto la si lancia, quella infrangendo si sparge, lo sparge di liquido infiammabile tutta un'area, quella è la bomba Molotov. Come si può replicare? In game, perché capiterà sempre che arriva il giocatore che dice faccio la Molotov, perché gli ingredienti per farlo non è che sono facilissimi da trovare, lo può fare chiunque. Come si fa? Che il DM ti dice sì, fai questo, quest'altro, ma quanto fa di danno? C'è un tiro salvezza, un tiro per colpire, come si fa? Regola generale, è un attacco ad area, molto probabilmente un tiro salvezza. 99,9% dei casi degli attacchi ad area è un tiro salvezza. Ok? Tranquilli. Quindi, vediamo la bomba Molotov. Con un'azione la lanci entro 18 metri, ogni creatura entro 5 metri, TS su destrezza CD 12, altrimenti 3 di 6 di danni. Superi la CD, non pigli danno, ci sta, non sei nell'area d'effetto. Ragazzi, fin qui è chiarissimo. Qua è bomba, si intende genericamente, ma ci sta perfettamente, ragazzi, nella descrizione. Guardate, danni da fuoco, 3D6, un'area 4 metri e mezzo. Qua perché dico 4 metri e mezzo e non 5 metri? Perché 5 metri, ragazzi, non si trova mai in D&D. Non so perché hanno scritto 5 metri. Sa sicuramente una traduzione, uno, cioè il rapporto esatto con l'inglese, con i feet, ma in griglia, o 4 metri e mezzo o 6 metri. Usate 4 metri e mezzo perché è più vicino e soprattutto perché altrimenti 6 metri sarebbe l'area di palla di fuoco. Secondo me sarebbe un po' troppo per una bottiglia di 33 centilitri, mezzo litro o 75 che lanci. Quindi ragazzi, direi 4 metri e mezzo, 18 metri, TS su destrezza CD 12, 3D6 danni a fuoco è perfetto. L'unica cosa è 4 metri e mezzo. Potete parafrasare altri tipi di bombe, se invece che dentro un liquido infiammabile ci fosse, ad esempio, della polvere da sparo o altre cose, potete parafrasare. È il manuale che vi spiega questo, tranne che per le cose messe dopo, perché dopo vediamo altri tipi di esplosivo. Ad esempio, la polvere da sparo, che viene venduta in barilotti oppure in cornetti. Questi cornetti sono, non so se avete visto i film, tipo Il Patriota o L'Ultimo dei Moicani, che ne so, dove si usavano le armi tipo i moschetti. Quelle pistole monocolpo, i fucili monocolpo che vanno ricaricati con la polvere da sparo e hanno tipo dei cornetti per inserire nella canna oppure qui dove si mette appunto, cioè apposito luogo dove si inserisce la polvere. Non me ne intendo di armi, ragazzi. E sono calabrese, strano, ma non me ne intendo. Quindi, un'area di 3 metri è un cornetto 3D6. Guarda caso come la bomba. È un barilotto 7 di 6, qua si parla di danno. Tiro salvezza CD 12. Se vi trovate in quell'area ma superate il tiro salvezza, solo la metà dei danni. Ricapitolando, cornetto 3 di 6, barilotto 7 di 6, CD 12 del tiro salvezza su destrezza,
Se superate, metà del danno. Stop. Ricordate che fa luce se giocate su Roll20. Principalmente fa luce di un bel po'. Andiamo a vedere la dinamite. Ragazzi, dinamite, polvere da sparo, dinamite, queste cose si trovano anche, secondo me, in ambientazioni fantasy classiche. Una miniera nanica, ci sta la dinamite, alla fine è polvere da sparo, cioè, perché no? Ve l'ho detto, signori Ianelli, quindi anche qui si potrebbe fare. Questo è molto simile alla bomba, 18 metri, soltanto che la creatura ogni metro e mezzo, la dinamite, sembra avere poca gittata, è stata fatta così in questo manuale, ma ci fidiamo. Tiro salvezza su destrezza CD12, 3D6 come la bomba, altrimenti la metà, perché siete a un metro e mezzo. Ora, cosa dice? Che potete unire più candelotti. Per ogni candelotto che mettete fate un D6 di danno in più fino a un massimo di 10 D6, quindi è inutile che mettete 20 bombe perché tanto 10 D6 di danno vi fanno. E si estende l'area di fino a un massimo di 6 metri. E raggio esplosione di un metro e mezzo fino a un massimo di 6 metri. Non dice quante ce ne devono essere, però andando a fare una sorta di calcolo, vedete voi che sono ogni 3, poi alla fine arriva a 10. Cioè, non vi dice di preciso il rapporto, però fatelo voi ad occhio. La cosa bellissima, una miccia più lunga si può mettere per farla esplodere. Tra 1 e 6 round il DM tira l'iniziativa per la dinamite. Voi pensate, cioè, questa è l'ispirazione per un combat, per una fight bellissima. Durante la fight bisogna far esplodere quella porta mentre i nemici vi stanno arrivando addosso, quindi c'è la miccia che va difesa, intanto quello vi attaccano e c'è l'iniziativa per la bomba. Figata, ragazzi, figata. Infine, granate. Vediamo queste granate. Ci sono due tipi di granate qua, mostra. Granata a frammentazione e granata fumogena. Quella a frammentazione... 18 metri di distanza. Se avete un lanciagranate 36 metri, dubito abbiate un lanciagranate in un'ambientazione fantasy classica, ma qua, come vedete, ci sono anche ambientazioni più avanzate nel tempo e nella tecnologia. Però 18 metri di distanza, 6 metri di area tipo palla di fuoco, granata a frammentazione, TS 15 su destrezza, TSCD 15 su destrezza, altrimenti 5 di 6 di danni. Se si supera, la metà. Stop. Lo ripeto, 18 metri di gittata, 6 metri di area ad effetto. Tiro salvezza su destrezza CD 15, 5 di 6 di danni se lo fallite, la metà se lo superate. Vediamo la granata fumogena, una nube di fumo, quindi un'area pesantemente oscurata per un raggio di 6 metri, quindi palla di fuoco. Un vento moderato lo può soffiar via in 4 round, un vento forte in un round, e diffonde una nube un round dopo aver toccato terra. Occhio, non esplode a contatto. La lanciate, il turno dopo, fum. Ok? Queste sono le granate, le bombe, gli esplosivi. Quindi bomba, sarebbe la nostra molotov, la polvere da sparo, la dinamite, le granate, granata a frammentazione, granata a fumogena. Ragazzi, voglio dirvi questo. Dovete parafrasare quando decidete di creare nuove bombe. Io non me ne intendo di esplosivi, ma chi di voi se ne intende per cultura generale o perché ha studiato o perché si è appassionato di queste cose, usate la cosa più simile alle cose che trovate qua. Se uno crea una bomba con del materiale da cucina, che ne so, come fanno gli artificieri, trovate la cosa più simile ad essa, ok? E usatela. Esistono tanti tipi di granate. Cercate di ispirarvi a questo piuttosto che creare da zero. Per questo non amo l'Homebrew che si trova online. Io prima ho cercato Molotov, l'ho detto, mi è uscita una cosa un po' brutta. Ho detto no, perché se c'è il manuale del DM? E infatti il manuale del DM ve lo spiega. Non c'è scritto Molotov, ma si riferisce a quello. Modificate piuttosto un qualcosa di presente, ispirandovi a un qualcosa di già fatto, piuttosto che creare da zero sparando al buio. Capite che intendo, no? Fidatevi di chi l'ha già fatto. Fidatevi di chi l'ha già fatto e da lì espandete, piuttosto che rischiare di creare cazzate. Ultimo accenno, ci sono tecnologie aliene, ci stanno quindi armi da fuoco rinascimentali.
oggetti moderni, pistola, fucile a pompa, il mitragliatore, fucile da caccia, gli oggetti futuristici tipo le pistole laser, il fucile antimateria, cella energetica, cioè, raga, ok, figata. Quindi, cosa vi volevo dire, ragazzi? Un piccolo riferimento lo voglio fare sulle armi rinascimentali. Io le uso e concedo che vengono utilizzate perché ci stanno, soprattutto in alcune ambientazioni a cavallo tra. Io ho fatto una campagna di cui ho parlato spesso, una campagna Lovecraftiana, molto Bloodborneiana, in cui c'erano le armi da fuoco rinascimentali, quindi la pistola e il moschetto, quelli a monocolpo. Infatti, come vedete, un D10 la pistola, proprietà di ricarica perché va ricaricata con la polvere da sparo e la munizione. Stessa cosa il moschetto, un D12 aumenta di poco la gittata, però ci stanno queste. Se voi mettete le guardie con il moschetto, ci sta. Ci starebbe anche che cosa? Una variante, io lo farei tranquillamente, del talento esperto di balestre, lo farei esperto di armi da fuoco, di armi con polvere da sparo, per far sì che il talento valga anche per le armi così, per magari evitare la proprietà di ricarica, esattamente come le balestre. Quindi, ragazzi, questo è il video sugli esplosivi. L'ho fatto perché nel video sulle battaglie campali li utilizzeremo. Creeremo appunto una classe degli artificieri, cioè una sezione dell'esercito che si occuperà anche di questo. Quindi ragazzi, usateli indipendentemente se fate battaglie campali o se lo fate nelle normali campagne. Dateli a dei mostri, dateli a dei nemici in modo tale che poi gli altri possano utilizzare questi equipaggiamenti. Fateglieli trovare, fateglieli costruire. Ricordate che il manuale del Dungeon Master risponde quasi a tutte le domande e per questo vi dico ragazzi, compratelo, compratelo, compratelo. Quindi ragazzi, andiamo a vedere il minutaggio, siamo a 11 minuti e 55, ottimo ragazzi, 12 minuti, perfetto, sono davvero contentissimo. Ragazzi, questo è il video sugli esplosivi, grazie per averci seguito qui su Dungeons & Cutsage, a presto col video sulle battaglie campali e mi raccomando, mettete mi piace, seguiteci, attivate la campanella, iscrivetevi, fate tutto quello che è necessario. Commentate positivamente, così ci fate salire nelle ricerche. E niente, tutto qua. Ragazzi, grazie mille e alla prossima con Dungeons and Cutsage.